Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale sulla retrospettiva dedicata a The Legend of Zelda. Visto che Nintendo sta facendo finta di niente, saremo noi a celebrare una delle saghe più importanti di sempre, questa volta prendendo in esame uno dei suoi capitoli più controversi, Zelda 2, The Adventure of Link. Prima di iniziare vi ricordo che i festeggiamenti continuano anche sulla mia pagina Instagram, dove è appena iniziato il Master's World Tournament, il torneo dove sarete voi a decidere qual è l'episodio migliore della saga. Vi aspetto anche lì e direi che possiamo iniziare. Comunemente, quando si parla di Zelda 2, di Adventure of Link, si dà per scontato che ci si trovi di fronte al capitolo meno riuscito della serie. Lo stesso Miyamoto, in fondo, durante un'intervista datata 2003 sulle pagine di Super Play Magazine, descrisse il gioco come una sorta di mezzo fallimento, che non poteva essere considerato un seguito vero e proprio del primo The Legend of Zelda. E basta poco per rendersi conto quanto le parole di Miyamoto, per quanto dure, descrivano perfettamente un prodotto sperimentale, che non riuscì ad amalgamare in modo corretto tutte le idee emerse durante lo sviluppo. Cerchiamo di capire allora come The Adventure of Link si distacca dal passato, per quale motivo fu tentato un cambiamento così radicale nella formula della serie e soprattutto se all'interno dell'evoluzione della serie di The Legend of Zelda qualcosa ne sia stato conservato. Dopo l'incredibile successo ottenuto in madrepatria dal primo di Legend of Zelda, Nintendo non perse l'occasione di capitalizzare sul successo del brand, facendo subito iniziare la produzione di un seguito. Nelle intenzioni di Miyamoto c'era la volontà di discostarsi di netto da quanto fatto col precedente lavoro, tanto che nel mettere su il team di sviluppo, lui e Takashi Tezuka furono gli unici due nomi a ritornare, questa volta in qualità rispettivamente di produttore e responsabile della storia e del copione. Ambientato 6 anni dopo gli eventi del primo capitolo, in Zelda 2, all'ormai 16enne Link, viene affidato un importante compito da parte di Impa. Il giovane, prescelto dagli dei, dovrà risvegliare l'originale principessa Zelda, dalla quale discendono tutte le future incarnazioni delle principesse di Hyrule, caduta in un sonno profondo a causa di un incantesimo. Il compito di Link sarà quello di portare 6 cristalli in altrettanti palazzi, per aprire l'accesso al Great Palace, dove è custodita la Triforza del Coraggio. E mentre i seguaci di Ganon cercheranno di fermare il nostro eroe per resuscitare il Signore del Male attraverso un rito magico che necessita del suo sangue. Se la storia è un diretto seguito del primo capitolo, il gameplay di The Adventure of Link stravolge completamente l'impianto che verrà poi consolidato in seguito con A Link to the Past. Il modello di riferimento non è più quello dell'action adventure, ma quello del JRPG. Il gioco si divide in 2 sezioni ben distinte. C'è l'esplorazione della world map che viene presentata con una visuale dall'alto dinamica, non più divisa a schermate fisse, ma questa non ricopre più il ruolo centrale adottato in The Legend of Zelda. Se nel primo capitolo l'overworld e l'esplorazione della mappa di gioco rappresentavano il perno del gameplay, in Zelda 2 alla world map sono relegati soltanto gli spostamenti tra un luogo e l'altro. Combattimento, dungeon e investigazioni nei villaggi avvengono con una prospettiva da platform side-scroller completamente diversa dall'impostazione della mappa di gioco. La vastità di Hyrule è ora mitigata da una linearità molto più guidata che suggerisce il percorso da seguire tramite delle strade battute. Uscendo dai sentieri appariranno dei nemici che, se toccheranno il protagonista, porteranno Link in una schermata di combattimento. Al giocatore non sarà richiesto di uccidere tutti i nemici per tornare alla world map, ma gli basterà anche solo raggiungere i bordi della schermata per proseguire oltre. È interessante notare poi come, se il contatto con i nemici avviene dopo essere ritornati su un sentiero, il giocatore verrà teletrasportato in una sezione in 2D senza alcun nemico, alleggerendo di molto il tedio dettato dagli incontri casuali e rendendo il grinding una scelta totalmente opzionale. La linearità è accompagnata anche da una maggiore chiarezza nella progressione di gioco, favorita da una migliore interazione con gli NPC che popolano i vari villaggi. Se in Zelda 1 era praticamente impossibile decifrare gli enigmi testuali, ora i dialoghi sono molto più diretti e raramente ci si troverà dispersi nel tentativo di completare una subquest o di progredire all'interno della storia. Anche le zone segrete, disseminate lungo la world map, sono molto più palesi e difficilmente verranno scoperte quasi per caso, come accadeva col primo episodio. Come dicevamo, The Adventure of Link è un JRPG a tutti gli effetti e nonostante presenti un combattimento in tempo reale e non degli scontri a turni, per la prima e unica volta nella saga è integrato un sistema di progressione e punti esperienza che permetteranno a Link di migliorare 3 statistiche principali: attacco, magia e vita.
Il livellamento avviene ogni qualvolta si raggiunge il limite indicato in alto a destra e al giocatore viene lasciata la scelta se aumentare una determinata statistica oppure conservare i punti esperienza per livellare in seguito un parametro che richiede più esperienza. Una differenza netta rispetto alla progressione a cui ci ha abituato la serie è basata più sul raccoglimento di oggetti che sul farming dell'esperienza. Inoltre, è ancora possibile raccogliere 4 contenitori di cuori per aumentare la propria salute massima. Livellare la vita, infatti, aumenta in realtà la difesa e non l'energia complessiva, così come i punti magia. La magia è un'altra grande novità che qui ricopre un punto centrale nel gameplay. Delle 8 magie che si possono apprendere dai saggi nel corso dell'avventura, alcune sono addirittura obbligatorie per proseguire all'interno dell'esplorazione dei dungeon, mentre altre diventano ben presto uno strumento fondamentale per sopravvivere ai combattimenti. E qui si apre un altro paragrafo interessantissimo di Zelda 2, ovvero il suo sistema di combattimento. Forse uno degli aspetti più controversi di tutta quanta l'operazione. Grazie all'impostazione da side-scroller in 2D e agli sprite molto più grandi e dettagliati, il combat system del gioco è più evoluto rispetto al passato. Ora Link può attaccare e parare anche da accovacciato, aggiungendo così tanta profondità di gameplay tanto in attacco quanto in difesa. Inoltre nel corso dell'avventura è possibile apprendere nuovi attacchi a mezz'aria che aumentano ulteriormente le possibilità offensive di Link. Purtroppo però gli scontri risultano spesso sbilanciati e tremendamente frustranti a causa di alcune pessime scelte di game design. Il range di Link è troppo corto e molto spesso i combattimenti si trasformeranno in delle sequenze da shoot 'em up tendente al bullet hell, dove è praticamente impossibile difendersi dalla miriade di attacchi che arrivano da tutte le direzioni. E poi forse la scelta peggiore in assoluto, il contraccolpo che spingerà Link indietro in seguito ad ogni attacco andato a segno dell'avversario risulterà in una sequela di morti a causa di cadute inevitabili. E qui entra poi in gioco il sistema di vite, che permette di ricominciare dall'ultima stanza prima di una sconfitta. Se si incorre però nella schermata di Game Over, il giocatore sarà costretto a riprendere dal palazzo iniziale e riattraversare tutta Hyrule per tornare nel dungeon che si stava esplorando, un sistema al limite della frustrazione che costringerà purtroppo a intense sessioni di backtracking, che può essere però mitigato dall'aggiunta dei save state presenti su Nintendo Switch Online. Insomma, come tanti titoli sperimentali, anche Zelda 2 aveva la sua buona dose di intuizioni vincenti, ma purtroppo non riuscì ad amalgamarle all'interno di un contenitore convincente. C'è allora da chiedersi il perché di un cambiamento di rotta così radicale rispetto a una formula consolidata. Bisogna fermarsi un attimo e riflettere sul fatto che, semplicemente, all'epoca una formula consolidata non esisteva. Zelda 2 uscì nel 1987 in Giappone, addirittura mesi prima il debutto ufficiale della serie in Occidente. Nel mentre in Giappone erano anni di gran fermento, serie storiche come Dragon Quest e Castlevania stavano a loro modo rivoluzionando il mondo del gaming, e non c'è bisogno di dire quanto The Adventures of Link prese a piene mani da questi brand. Per rimanere in casa Nintendo, si potrebbe pensare che il successo di Super Mario, soprattutto in Occidente, abbia spinto l'azienda di Kyoto a tentare un approccio da side-scroller anche per Zelda, in parte fallendo. Era ancora troppo presto per parlare di una formula alla Zelda e Miyamoto tentò di stravolgere il tutto, dimostrandosi estremamente ricettivo nei confronti delle produzioni della concorrenza. Considerare però Zelda 2 alla stregua di uno spin-off credo sia un atteggiamento troppo severo e ingiusto nei confronti di questo sfortunato titolo. Si tratta in fondo di un passaggio quasi necessario nel consolidamento di quanto di buono c'è nel brand di Zelda e un passo falso obbligatorio per concepire poi un capolavoro come A Link to the Past. Molti degli elementi presenti in The Adventures of Link non sono più apparsi all'interno della serie, ma il titolo conserva una sua centralità all'interno della lore, avendo rappresentato il debutto della Triforza del Coraggio, così come di Dark Link, e anche di qualche concetto fondamentale di gameplay, come l'indicatore della magia, a testimonianza del fatto che anche il meno riuscito degli Zelda è comunque un titolo di cui va riconosciuta l'importanza in ogni caso. Poracci, spero che questo approfondimento su Zelda 2 The Adventure of Link vi sia piaciuto e che magari sia servito a qualcuno per scoprire un capitolo che troppo spesso viene ignorato quando si parla dell'economia generale della serie. Prima di salutarvi vi ricordo che mi trovate qui su YouTube ogni giorno, tra approfondimenti, unboxing e news, quindi se volete supportare il mio lavoro potete farlo lasciando un like e iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Inoltre potete partecipare ai tornei su Instagram, usufruire delle offerte Poracce su Telegram e se proprio vi sentite dei real Poracci potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi.
per vedermi sempre bello sveglio. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Link, Michele Adventure, ciao! Cazzo.